Amici di Onda Libera, siamo nello studio della dottoressa Sara Buresti, biotecnologa. Sì. Perché siamo qui? Perché un problema che abbiamo noi ignoranti della materia è poterci districare su una terminologia molto tecnica che pensiamo di capire, invece molte volte ci può trarre in inganno e far crescere delle percezioni errate, diciamo. Ecco, per cui noi ci rivolgeremo alla dottoressa Buresti per cercare spiegazioni tecniche, possibilmente tradotte per chi non ha una cultura specifica, diciamo, ecco. Sì, buongiorno, io sono Sara Buresti e sono laureata in biotecnologie industriali e dopo un passato di ricerca sugli antiossidanti nell'alimentazione e anche di insegnamento di materie scientifiche, mi occupo prevalentemente oggi di inquinamento ambientale e soprattutto nel campo della sicurezza sul lavoro. E ho approfondito proprio per questioni di lavoro l'esposizione ai nanomateriali, alle nanoparticelle e inoltre appunto essendo biotecnologa ho studiato tutte le tecnologie del DNA ricombinante per la produzione di proteine e cellule ad uso insomma anche farmaceutico. Ed è attualmente impegnata come lavoro nel settore? Sono impegnata nel settore ambientale, quindi di analisi e valutazione dei rischi nel settore ambientale e di sicurezza sul lavoro. E ho approfondito proprio il discorso dei nanomateriali partecipando a un convegno organizzato dall'INAIL, l'Istituto di Ricerca di Montepulciano Catone a Roma, su cui hanno fatto la panoramica dello stato dell'arte sui nanomateriali, quindi quando vengono utilizzati, dove vengono utilizzati, le metodiche di analisi, sia di campionamento che di analisi, che prevedono comunque per forza l'utilizzo della microscopia elettronica, perché non c'è un altro modo per valutare la presenza di queste sostanze. E quindi diciamo e anche gli effetti sui tessuti e sulle cellule umane. E cercherò di essere insomma di spiegare le cose in maniera semplice, però ovviamente per poter capire a fondo un argomento del genere bisognerebbe studiare molto. Sì. Ecco, oggi parleremo prevalentemente appunto di questi nanomateriali e, sì. Come si formano, poi diciamo le problematiche che possono sorgere da questi nanomateriali. Intanto i nanomateriali possiamo dire che sono prodotti sia dalla natura che dall'uomo? Assolutamente sì, perché sono prodotti dai processi di combustione, quindi diciamo la natura li produce per esempio durante le esplosioni vulcaniche, ma soprattutto sono i processi di combustione che ha creato l'uomo, quindi cementerie, inceneritori e tutti i processi di combustione dei veicoli per gli autotrasporti e dei riscaldamenti domestici e industriali che producono appunto nanomateriali. E questi sono prodotti non volontari, insomma, da parte dell'uomo, mentre oggi sono soprattutto studiati e messi a punto delle produzioni da parte dell'uomo di nanomateriali da utilizzare nei prodotti che usiamo normalmente tutti i giorni, perché hanno delle proprietà chimiche e fisiche che permettono appunto il loro utilizzo nell'ingegneria e nella produzione di vari tipi di prodotti. Quindi questi nanomateriali sono grossomodo dannosi per la salute o? Allora, questi nanomateriali stanno cominciando ad essere studiati, i loro effetti sulla salute, sulle cellule umane e sull'uomo. Però un problema, un aspetto critico che ci può essere è che vengono già utilizzati, già prodotti in grandi quantità. Si stima che nel 2020 il 20% dei prodotti che troveremo sul mercato conterranno comunque dei nanomateriali industrializzati, ingegnerizzati, prodotti dall'uomo, quando ancora gli studi appunto sia in vitro, quindi sulle cellule in laboratorio, e sia in vivo, quindi sulle persone, sugli animali, sono ancora in atto, perché gli studi, le ricerche scientifiche hanno bisogno di moltissimo tempo insomma per giungere a delle conclusioni. E quello che si è visto per esempio con delle ricerche che sta facendo l'INAIL, l'Istituto di Ricerche di Monteporzio Catone, è che in vitro su cellule e tessuti
umani, questi nanomateriali interagiscono con le strutture cellulari, sono talmente piccoli che riescono a bypassare sia la membrana cellulare sia la membrana nucleare, quindi entrare nel nucleo, interagire col DNA e avere degli effetti citotossici, quindi tossicità sulla cellula, genotossici, quindi tossicità sul genoma e di conseguenza provocare anche cancro. Ecco, quindi sono ancora studi in vitro, però insomma devono essere approfonditi. Che però portano in quella direzione lì? Attualmente sì. La normativa è già intervenuta su questa materia? Cioè, ci sono norme che disciplinano l'uso, le quantità, le contromisure da adottare eventuali? Cioè. Essendo un settore appunto molto innovativo, la normativa arriva sempre un pochino dopo, quindi attualmente la comunità europea ha normato l'utilizzo dei nanomateriali nei cosmetici, c'è un regolamento comunitario, e l'EFSA, che è l'autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha sede a Parma in Italia, sta appunto portando avanti degli studi sulla sicurezza dell'uso dei nanomateriali negli alimenti. Per esempio, nel biossido di titanio utilizzato come colorante alimentare, quindi come additivo, viene usato dai produttori di dolci senza che loro possano sapere se il biossido di titanio è in forma di nanoparticella oppure no, perché potrebbero essere anche particelle invece che hanno diametro dei micron o insomma più grandi, perché la norma impone al fabbricante iniziale di biossido di titanio di indicarlo solamente se la parte di nanoparticelle supera il 40% del prodotto finale. Per cui se io, produttore di dolci, acquisto il biossido di titanio, l'additivo alimentare, da un fabbricante e quel fabbricante me lo vende con un 30% di prodotto sotto forma nano, non vedo questa informazione, non ce l'ho, perché il fabbricante a sua volta non ha l'obbligo di darmela, e io non ho l'obbligo di inserire in etichetta che c'è questo additivo alimentare in forma nano, ma indicherò solamente il codice dell'additivo individuato insomma dalla comunità europea, quindi neanche il consumatore finale sa che sta usando, sta insomma consumando un prodotto con dei nanomateriali all'interno. E ci sono invece ovviamente dei produttori più attenti, per esempio il biossido di silicio, che è utilizzato come schermo solare nelle creme di protezione solare. Ci sono alcune case di produzione di queste creme che scrive senza nanomateriali, ecco, sono più attenti e quindi lo scrivono, ma è una loro facoltà, non sono obbligati dalla legge di scrivere se c'è nanomateriale o meno nel prodotto finale. Quindi tra i prodotti finali mettiamo anche i medicinali? Anche i medicinali, anche perché lì hanno tutta una legislazione loro a parte, quindi non... Quindi vi compresi i vaccini? Attualmente sono utilizzati i nanomateriali nei vaccini non lo sappiamo, perché appunto se non sono normati il fabbricante non ha l'obbligo di scrivere tra i vari adiuvanti dei vaccini se qualcuno è in forma di nanomateriale, non lo sappiamo. La presenza invece dei nanomateriali come inquinamenti ambientali, e questa appunto viene dichiarata anche dalla stessa ASL, quindi, sì. Per cui in via generale io sono per, diciamo, il principio di precauzione. Quindi quando anche gli studi scientifici che vengono fatti, che sono validi, non ci danno una sicurezza sul rischio oppure sulla sicurezza dell'uso, va adottato il principio di precauzione, quindi certo. Non ci esponiamo, non utilizziamo qualcosa di cui non conosciamo gli effetti. Esatto, è giusto, cioè nel dubbio non superare, come si dice, no? Questo è. C'è un sistema di misurazione di queste nanoparticelle? Allora, le nanoparticelle... E soprattutto è stato già studiato un livello di guardia di queste nanoparticelle? No, anche su questo campo, diciamo, ci sono gli enti di normazione internazionale, quindi l'ISO, il NIOSH, eccetera, che stanno appunto cercando di mettere appunto dei valori di esposizione. Anche per i lavoratori, perché ovviamente i lavoratori sono quelli che sono esposti alle maggiori concentrazioni lavorando 8 ore al giorno con queste sostanze. E quindi non c'è per i lavoratori e non ci sono attualmente per la popolazione ambientale. E,
E per quanto riguarda la misura, per esempio, tutti noi sappiamo che le polveri sottili, il particolato che si trova in aria ambiente, viene misurato con le famose PM10, quindi la materia particolata, che è inferiore ai 10 micron di diametro. E solo che parliamo di 10 micron, 10 micron sono 10.000 nanometri, mentre quando parliamo di nanoparticelle siamo a livello dei nanometri, anche di pochi nanometri, per cui quello che viene misurato attualmente dell'inquinamento ambientale in realtà non misura tutto il particolato, è molto più piccolo delle PM10. Ci sono anche le PM2,5 che appunto hanno spostato l'attenzione su particelle un po' più piccole, ma in realtà perdiamo una grande parte, un 60% del particolato che è più piccolo, che quindi non viene misurato. Ecco, ci puoi fare un esempio concreto per far capire la differenza di queste unità di misura? Sì. Allora, praticamente parliamo appunto di 10 micron, quindi sono 100.000 nanometri, e siamo diciamo nella grandezza di un globulo rosso, quindi una cellula umana. Più o meno insomma siamo su quella grandezza lì, una particella virale, e siamo nell'ordine di 100 nanometri come diametro. E mentre quando parliamo di nanomateriali anche ingegnerizzati prodotti dall'uomo arriviamo a 10 nanometri, quindi sono estremamente quindi più piccoli, 10 volte più piccoli, 10 volte più piccoli, e siamo nell'ordine di grandezza della doppia helix del DNA. Quindi siamo dentro la cellula, dentro il nucleo, e diciamo ordini di grandezza del DNA. Ovviamente ci saranno degli ambienti in cui è impedito queste nanoparticelle di entrare, tipo per esempio un laboratorio in cui si costruiscono medicinali, in cui ambienti che devono essere super sterili, tipo non so, dove vengono prodotti i vaccini, ad esempio. Sì. Allora, queste sono le clean room, quindi camere sterili o camere bianche, che devono avere le stesse condizioni sia per la produzione di farmaci che produzione di alimenti, anche per esempio sono le stesse condizioni che devono avere le sale operatorie, quindi di sterilità, e la sterilità viene ottenuta filtrando l'aria in entrata con dei filtri HEPA, filtro HEPA, il filtro cosiddetto assoluto, che è costituito appunto da batterie di filtri, che filtrano però fino a 0,3 micron. Perché questo? Perché comunque i batteri e le particelle virali vengono fermate da questo filtro, quindi si intende sterile nel senso che non fa passare forme di vita batteriche e virali. I filtri HEPA filtrano appunto fino a 0,3 micron, quindi sono in grado di fermare batteri e virus, danno quindi una sterilità biologica, sì, la camera sterile, ma queste nanoparticelle che non erano presenti in così grande quantità nell'area di, non so, 30-40 anni fa e oggi sono presenti, questi possono tranquillamente oltrepassare il filtro HEPA, e le metodologie di campionamento che utilizzano le case farmaceutiche, insomma chi ha la clean rooms, è proprio andare a misurare con dei contaparticelle portatili che si mettono lì nella stanza quali sono le particelle, quante sono le particelle presenti in aria. Però anche queste contaparticelle misurano da 0,5 micron a 5 micron, quindi siamo comunque nell'ordine di grandezza sopra di elevato. Quindi noi comunque potremmo avere dei prodotti medici scientificamente prodotti correttamente, sì, però che però al loro interno potrebbero contenere un inquinamento di tipo ambientale, da nanoparticelle di misura inferiore allo 0,3. Sì, sì, assolutamente, okay. Così viene anche detto dal dottor Franco Giovannetti nella sua pubblicazione Vaccinazioni pediatriche, le domande difficili, il terzo aggiornamento dell'aprile 2018, ma era riportato anche nelle versioni precedenti, che sono state trovate tracce di questi nanoparticelle, nanomateriali in tutti i farmaci iniettabili analizzati, compresa la soluzione fisiologica. Quindi tutti sono contaminati da queste sostanze, così, semplicemente perché tali particelle si trovano ovunque nell'ambiente, ma questo non vuol dire che queste particelle non siano pericolose se iniettate nel corpo umano. Quindi quali sono gli effetti, quali sono i rischi, insomma. Quindi a questo punto, come contromisura, potrebbe
la contromisura potrebbe portare, dice, a cercare di immettere meno possibile nel corpo umano. Senz'altro deve essere... ridurre perlomeno il quantitativo di prodotti che vengono immessi, che vengono quello o ingeriti, sì, o... Dovrebbe essere il principio di precauzione da utilizzare con tutti i farmaci, cioè vanno utilizzati solamente quando effettivamente è necessario, quando i benefici superano i rischi. È vero in questo caso che i rischi sono, non sono chiari, non sono ancora ecco, documentati, abbastanza provati, però... gli studi che ci sono attualmente ci portano a quello. E c'è differenza tra un farmaco che viene ingerito, io allora parlo dei farmaci perché diciamo è un argomento abbastanza delicato, eccetera. Sì. Ci sono, questo può essere esteso a qualunque altro tipo di prodotto dell'alimentazione, eccetera. Sì. C'è differenza tra assumere un farmaco per bocca o per endovena? Per quanto allora, riguarda l'eventuale inquinamento corporeo da queste nanoparticelle? Dunque, per esempio ci sono studi sul tratto digerente proprio per il biossido di titanio, essendo un additivo alimentare, quindi è stato visto che solo una piccola percentuale di questo biossido di titanio presente nell'alimento viene assorbito dall'intestino, questo è vero, mentre se un nanomateriale viene iniettato, cioè quello rimane tutto nel corpo umano, poi sono ancora da dimostrare diciamo, i meccanismi con cui il corpo umano possa eventualmente espellere questi, queste nanoparticelle, nanomateriali. Anzi, attualmente i nanomateriali, anche quelli che sono in studio e in ricerca, sono proprio impiegati in medicina, proprio perché possono veicolare i farmaci in certe cellule specifiche o in una parte specifica della cellula. Nelle tecniche di biotecnologie è utilizzato per esempio nanoparticelle di oro su cui vengono adese delle particelle di DNA per andare a modificare geneticamente delle cellule come quelle vegetali che sono grandi, quindi vengono sparate queste nanoparticelle di oro nella cellula e il DNA che è adeso su questa nanoparticelle si integra con il DNA della cellula, quindi vengono usati nella terapia anche genica e sono insomma utilizzatissimi, ci sono moltissime pubblicazioni scientifiche nell'uso di nanomateriali proprio come per veicolare i farmaci. Quindi... Ci diceva prima che queste nanoparticelle sono talmente piccole che potrebbero influenzare anche il genoma umano. Sì. L'epigenetica ha a che fare con questo discorso? Allora, l'epigenetica è praticamente quella parte della genetica che studia perché come un gene viene letto, quindi tradotto in RNA messaggero e poi proteina, oppure viene silenziato, perché diciamo l'unicità dell'essere umano è dato proprio da quello, anche due gemelli omozigoti, quindi con DNA identico, in realtà possono esprimere il loro DNA in maniera diversa perché un gene può essere letto o può essere silenziato. E quindi tutto ciò che può andare a interagire con il DNA può andare insomma a interagire eventualmente con la lettura o il silenziamento di un gene, quindi l'epigenetica è una branca che va studiata e approfondita. Oggi c'è anche lo studio di come l'alimentazione va a silenziare o a far leggere alcuni geni, sì, la stessa alimentazione. L'INAIL prepara appunto delle slide che possono essere utili insomma per capire anche le grandezze di cui parliamo, dove abbiamo appunto una scala di grandezze, ci fa vedere la differenza tra una cellula umana, quindi un globulo rosso per esempio, una particella virale, e arriviamo invece ai nanomateriali. Quindi qui sono, per esempio, ci sono dei nanotubuli di carbonio che hanno un diametro inferiore alla larghezza della doppia elica del DNA, quindi parliamo veramente di particelle più piccole delle stesse strutture, quindi a livello degli atomi, delle molecole insomma. E i nanotubuli di carbonio per esempio possono essere costituiti da un unico foglio di monoatomi di carbonio,
quindi siamo proprio a livelli piccolissimi, oppure particelle di biossido di titanio, quelle per esempio utilizzate come additivo alimentare, che hanno un diametro sotto i 20 nanometri, quindi sono proprio molto molto piccoli. Queste dimensioni sono appunto uno dei motivi dei possibili rischi delle nanoparticelle, proprio perché una stessa quantità di sostanza è presente in un'unica molecola grande oppure presente in forma di nanoparticelle, aumenta la superficie di interazione con i tessuti biologici, con le cellule, eccetera, e quindi aumenta anche gli effetti su queste cellule. E gli studi dell'INEA l'hanno appunto dimostrato: effetti su cellule, induzione di infiammazione cronica nelle cellule, nei tessuti, e come conseguenza il tumore. Allora, adesso volevo farle delle domande per avere maggior cognizione su alcune terminologie che sfuggono, diciamo, ai più persone come me che di questa materia praticamente sono, no, non hanno una cultura adeguata, insomma, per capire. Per esempio, cosa sono le proteine di fusione e come vengono prodotte? Sì, le proteine di fusione sono proteine prodotte dall'uomo in laboratorio mediante la tecnologia del DNA ricombinante, quindi utilizzando organismi geneticamente modificati. In questi casi parliamo di microrganismi geneticamente modificati, quindi cellule batteriche o cellule di lievito molto piccole, che appunto permettono di produrre due, per esempio, facciamo un esempio più semplice, due proteine unite, che in realtà queste cellule in natura non produrrebbero. Quindi l'uomo con la tecnologia del DNA ricombinante può appunto far produrre a una cellula batterica la proteina che vuole. Questo, per esempio, è il caso dell'insulino. Finché non era presente la tecnologia del DNA ricombinante, l'insulina per i diabetici veniva purificata dai maiali, e con tutto il rischio di rigetto, eccetera. Mentre adesso è possibile andare a copiare il gene dell'insulina anche del singolo paziente. Si modifica appunto geneticamente il genoma di un batterio o anche di un animale, eccetera, di un lievito, e gli si fa produrre l'insulina per quel singolo paziente. Quindi questi sono passi avanti in medicina comunque, però sono comunque prodotti dall'uomo, non sono prodotti naturalmente. Inoltre hanno tutta una fase poi di purificazione di questa sostanza, perché se rimangono anche frammenti di proteine batteriche, il corpo umano le riconosce e si può avere uno shock settico, quindi sono comunque farmaci che possono avere degli effetti collaterali proprio per la loro produzione. Le proteine di fusione vengono quindi prodotte fondendo due geni di due proteine diverse. Il microrganismo in cui insomma inseriamo questi geni comincia a produrre le due proteine unite. Le due proteine unite possono essere prodotte sia per motivi di produzione, perché per esempio ci facilitano la purificazione, quindi una volta purificato dal mezzo di coltura possiamo anche andarle a tagliare, perché ci sono degli enzimi chiamati proteasi che tagliano in un sito specifico della proteina, quindi noi possiamo andare a tagliare le due proteine e tenerci solo quelle di interesse. Oppure la proteina può essere lasciata, quella coniugata, quindi legata all'altra, perché può avere una funzione di carrier, quindi di trasportatore. Quindi può trasportare l'altra proteina in un punto specifico del corpo o della cellula. Quindi nei foglietti illustrativi dei vaccini sono riportate appunto queste proteine coniugate, proteine di fusione, che vengono usate come carrier, però io personalmente non so perché serve il carrier e dove devono andare. Per esempio, viene usato il tossoide tetanico come carrier in vaccini che non sono contro il tetano, cioè viene usato proprio come carrier, quindi è una proteina in più che viene aggiunta perché deve portare da qualche parte, Questa insomma. medicina, diciamo. Sì. E invece gli anticorpi monoclonali? Ecco, gli anticorpi monoclonali sono invece cellule intere, quindi sono anticorpi, cellule del sistema immunitario, e vengono prodotte sempre dall'uomo contro un determinato antigene. Quindi ogni anticorpo riconosce un antigene, che è una proteina,
Vengono prodotti però ibridizzando una cellula umana con una cellula tumorale. Questo perché, cancerosa più che tumorale, questo perché la cellula umana invecchia. Quindi ogni volta che c'è una replicazione cellulare, c'è una replicazione del DNA, vengono accorciati i telomeri, che sono l'ultima estremità dei cromosomi. Questo accorciamento dei telomeri ad ogni duplicazione della cellula porta all'invecchiamento della cellula e alla morte. Mentre le cellule cancerogene non hanno questo accorciamento dei telomeri, infatti sono dette cellule immortali. Per cui se una casa farmaceutica ha bisogno di produrre una cellula sempre uguale, perché deve essere standard, non deve cambiare le sue caratteristiche per poter avere un prodotto standard, ha bisogno di una cellula immortale, perché quindi da un'unica cellula derivano sempre dei cloni, quindi monoclonale, identici e immortali. Quindi come si ottengono questi anticorpi monoclonali? Facendo crescere cellule umane nello stesso mezzo di coltura con cellule di cancro, e queste cellule naturalmente si ibridizzano, quindi cominciano a mescolare il loro DNA. E inoltre la cellula cancerogena viene modificata, per esempio per essere resistente a un antibiotico oppure non resistente, in modo che con il mezzo di coltura possiamo selezionare le cellule modificate da quelle no. Quindi teniamo solo gli anticorpi monoclonali. Questi anticorpi monoclonali sono utilizzati in moltissime terapie, sia contro le malattie autoimmuni o come farmaci chemioterapici, e sotto il nome di farmaco biologico. Allora, questo nome indica sì la derivazione, la produzione non dall'industria chimica farmaceutica classica, ma una produzione da un bioreattore vivo, Sì, quindi biologico presente in natura, che può essere un'escherichia coli, una cellula batterica, un lievito Saccharomyces cerevisiae, però pure appunto cellule umane. Però nella gran parte della popolazione definire un farmaco biologico può far intendere magari qualcosa di naturale, meno chimico, meno artefatto, meno artificiale, quando invece non è così, perché è assolutamente prodotto dall'uomo e in natura non esistono queste cellule e queste proteine. Quindi biologico sì, ma con tutta una serie comunque di rischi. E questi farmaci sono utilizzati da non più di 20-30 anni, quindi da quando la tecnologia del DNA ricombinante è diventata, insomma, è stata utilizzata su larga scala, per cui gli effetti a lungo termine ancora Sono sono in sconosciuti. studio, diciamo, ecco, magari sono studiati, ma non abbiamo le evidenze dell'assenza di rischio, ecco. Sarebbe più giusto biotecnologico. Sì. Perché se usassimo quel termine lì la gente un po' drizzerebbe, perché magari vai al supermercato e trovi latte da mucca alimentata senza mangimi OGM. Allora, no, stai tutto attento al mangime che ha mangiato la mucca, che beve il suo latte, che comunque quando noi ingeriamo un alimento, quindi una proteina, fosse anche prodotta da un OGM, la proteina poi dal nostro sistema digerente viene smontata in singoli aminoacidi e poi il nostro corpo riutilizza gli aminoacidi come gli servono, quindi in realtà non rimane nulla di quell'OGM. E poi non ci preoccupiamo invece di questi farmaci che vengono iniettati così come sono nel nostro corpo, e non, il nostro corpo non è in grado, negli altri Di tessuti, capire che cosa. deve magari smontare solo la parte digerente, lo fa. Allora, volevo adesso affrontare argomenti che danno adito a grandi discussioni, soprattutto sui social, eccetera, eccetera, però diciamo lasciano un po' perplessi, non si capisce mai fino a che punto la notizia è completa, è vera o falsa, Sì. eccetera. Proprio, è possibile utilizzare per ricerca o per produzione di farmaci le cellule di feti abortiti negli anni 60? Questa è Ecco. una notizia che gira Sì, moltissimo. questa è una delle notizie che gira, perché ci potrebbero essere appunto dei problemi etici su questa cosa. Allora, sicuramente le case farmaceutiche devono utilizzare cellule umane. E questo anche negli anticorpi monoclonali vengono utilizzate, e questo è pacifico. Da dove vengono queste cellule umane? Viene per esempio anche dichiarato sempre qui dal dottor Franco Giovannetti che per la produzione di vaccini, quindi per replicare virus, sono necessarie cellule umane e sono necessarie cellule embrionali, perché sono cellule più giovani
più forti, che si replicano più velocemente e quindi qui dice appunto che vengono utilizzati queste cellule di feti abortiti. La dichiarazione però che è stata fatta ufficialmente, anche qui il dottor Giovannetti, dicono che appunto sono dei feti abortiti negli anni 60. Ok, potrebbero essere stati i primi, ma in realtà, come dicevamo prima, le cellule umane invecchiano, perché ad ogni duplicazione e replicazione del DNA c'è un accorciamento dei telomeri che danno appunto l'invecchiamento, errori poi nelle successive replicazioni del DNA e quindi la morte cellulare. Quindi queste cellule o sono sempre nuove, anche perché ogni casa farmaceutica ha le sue linee cellulari, non è che va a prendere le linee cellulari dell'altra casa farmaceutica, oppure sono almeno immortalizzate, quindi ibridizzate con cellule cancerogene. Cioè non è possibile che una cellula degli anni 60 venga utilizzata ancora oggi perché avrebbe 60 anni. Ma negli anni 60 erano già conosciute queste tecniche? Sì, sì. Sì, perché già comunque la scoperta del DNA era degli anni 50 con Watson e Crick, poi sono stati subito scoperti dopo gli enzimi di restrizione, che sono quelli che hanno dato la svolta. L'enzima di restrizione è capace di andare a tagliare un pezzetto di DNA, riconosce una certa sequenza, taglia il gene e poi tu lo puoi inserire in un altro genoma. E comunque gli embrioni in questo caso erano stati utilizzati per replicare i virus, quindi non era magari tecnologia del DNA recombinante, ma era utilizzato per replicare i virus. Sì. Ecco perché ancora esistono, diciamo, evidentemente sono stati congelati all'epoca. Sì, è vero, possono essere anche congelati, però io faccio veramente fatica a pensare che utilizzano. Vorrei vedere il sequenziamento del DNA di quella cellula per vedere se era veramente di quell'embrione o un'altra cellula, un altro embrione. Ho capito. Ecco, tutto ciò, abbiamo detto, comporta dei rischi perché, diciamo, ci siamo avventurati in un mondo sconosciuto ancora perché utilizziamo materiali non esistenti in natura, quindi abbiamo combinato, cioè vengono combinati dei materiali che poi potrebbero portare dei rischi. Come si fa a valutare questi rischi? Allora, c'è uno studio, qualcosa di questo tipo qui? Ma diciamo che la metodologia di valutazione dei rischi deve partire da identificare qual è la probabilità di accadimento di un danno e la gravità del danno. Quindi il rischio è sempre dato da una formula, cioè la probabilità P per il danno. Quindi noi diciamo, insomma, nel nostro gergo diciamo R uguale P per D. E la probabilità del danno viene individuata con una scala numerica, quindi va, non so, poco improbabile, poco probabile, probabile o molto probabile, quindi tipo da 1 a 4, e il rischio invece, quindi il danno, sempre con una scala da 1 a 4, si potrebbe appunto indicare come danno accettabile, insomma, che non provoca problemi alla salute, oppure un danno di un problema di salute ma reversibile in breve tempo, oppure un danno più grave, o addirittura la morte o l'invalidità permanente. Quindi il rischio va valutato così. Quindi diciamo, io quando sento parlare appunto dei morti per morbillo, eccetera, ma qui va valutato il rischio effettivo, sia il rischio di prendere il morbillo, sia il rischio che quando uno ha preso il morbillo ha diciamo una complicanza della malattia, ci vuole un'entità numerica, insomma. E, per esempio, tutti i microrganismi, quindi batteri, virus e anche parassiti umani, eccetera, sono stati classificati in 4 gruppi, classificati dalla legge, dal decreto legislativo 81 del 2008, in 4 gruppi a seconda della loro pericolosità. Gruppo 1 non ha pericolosità per l'uomo perché sono batteri o virus non patogeni per l'uomo, per esempio possono essere patogeni per le piante, per gli animali, ma non per l'uomo. Quindi anche tipo tutti i microrganismi utilizzati nell'industria alimentare, i lieviti, eccetera, lattobacilli. Il gruppo 2 sono virus e batteri che hanno una bassa probabilità di creare problemi di salute nell'uomo e anche una bassa probabilità di propagarsi nella comunità. Nel gruppo 2 sono catalogati i virus del morbillo, della varicella, della parotite, la difterite, la poliomielite, l'emofilus, il tetano, quelli che sono obbligatori adesso. Tetano, difterite, poliomielite, emofilus, varicella, poliomielite, rosolia.
Quindi sono questi, sono tutti in gruppo 2. L'unico che nel gruppo 3, quindi diciamo... Il meningococco c'è? Quelli no, io adesso ho guardato solo quelli obbligatori per legge. Uh-huh. E poi c'è il gruppo 3, dove invece sono batteri e virus che possono provocare una malattia grave nell'uomo, ma che si diffondono poco nella popolazione, o perlomeno sono presenti comunque cure, eccetera. E in questo gruppo è presente per esempio il virus dell'epatite B, ma è asteriscato, se noi andiamo a prendere la legge, le tabelle della legge, nel senso che può essere declassato al gruppo 2, per esempio nel contenimento che deve avere l'industria farmaceutica che utilizza il virus dell'epatite B per lavoro, perché non è veicolato dall'aria. Quindi, essendo un virus veicolato solamente attraverso liquidi biologici o sangue, diciamo che la probabilità di diffusione è più bassa. Se diminuisce la probabilità, diminuisce il rischio. Quindi se io dovessi fare una valutazione del rischio anche per un operatore sanitario, un operatore che fa ricerca in una casa farmaceutica che utilizza questi virus, io valuterei in base al rischio che hanno, quindi alle quattro classi di esposizione. Non ho parlato della classe 4, che è quella più pericolosa, quindi dove virus e batteri provocano malattie molto gravi nell'uomo, non ci sono cure e si propagano molto facilmente nella comunità, e sono per esempio l'Ebola, vogliamo fare un esempio. Ecco. Quindi la legge stessa ha catalogato questi virus e batteri in quattro classi proprio per dargli una probabilità e un rischio. Ok, quindi la valutazione del rischio si fa così, cioè io devo sapere quanto è probabile che prendo quella malattia e qual è il danno da quella malattia, ecco, se no noi parliamo di aria fritta. Certo, ecco, allora questo mi collega a un altro quesito. Sì. Diciamo, adesso si parla di epidemie, secondo dal mio punto di vista da ignorante, con troppa facilità. Cioè, cosa si intende per epidemia oggi e cosa è cambiato rispetto al concetto di epidemia del passato? Sì, allora, per epidemia oggi l'OMS e quindi anche le ASE, il Ministero della Salute, eccetera, italiani che seguono l'OMS, intende quando è presente, sono presenti più casi di quelli che ci si aspetta. Ecco, questa diventa una definizione assolutamente... Basato sulla previsione. Sì, diventa una definizione assolutamente soggettiva, perché ecco, se noi ci aspettiamo un rischio zero su una malattia che per esempio in Italia non c'è, perché è una malattia di paesi tropicali, eccetera, basta un caso per avere un'epidemia. Ma ecco, può essere anche presente un caso, ma in realtà per epidemia prima si intendeva invece una certa diffusione all'interno della popolazione, quindi un caso non dà effettivamente un'epidemia, non è detto che da un caso ne derivano altri, perché se è subito circoscritto in effetti l'epidemia non c'è. Ringraziamo la dottoressa Buresti per la sua disponibilità e per averci chiarito un ampio raggio di dubbi che avevamo su una materia molto ostica per chi non ha fatto questi studi specifici. Mm-hmm. Grazie. Grazie a voi. Un saluto, amici della Rivera, un saluto.